Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegante e estivo coprispalle che funge anche da stola e che io ho deciso di chiamare coprispalle Jacqueline. Questo perché il filato che ho scelto di utilizzare ha lo stesso nome. Questo video è in collaborazione con la merceria Coletti e col sito web Uncinettando con i Filati, di cui in descrizione vi lascio il link per poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Come vi dicevo, io ho utilizzato il filato della Mondia linea Jacqueline. Il colore che ho scelto io è questo colore del verde con degli spruzzi arancioni, che trovo veramente perfetto per quest'estate. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 105 metri e il colore che ho scelto è il 595. Ci sono però anche altri colori, c'è l'oro, c'è il grigio, c'è il nero, c'è un colore che tende al rosso, viola, che sono colori veramente molto belli e particolari. Per realizzare questa stola io ho utilizzato l'uncinetto del numero 3,5 e 4 di questi gomitoli, quindi 200 grammi. Ho lavorato per tutta la lunghezza del rettangolo, che mi è venuto largo 45 cm, lungo 100 cm. Mi raccomando, se siete una taglia M, secondo me la stola coprispalle vi va bene perché vedete, mi va larga e anche come maniche. Se siete una taglia L, invece dovete andare a prendere un gomitolo in più e farla leggermente più larga, quindi di aumentare di un motivo. Mentre se la volete più lunga, in quel caso dovete andare a comprare almeno altri 100-150 grammi in più a seconda di qualsiasi taglia voi siate. Naturalmente L dovete aumentare un altro po'. Per quanto riguarda la lavorazione, allora io ho lavorato questo disegno che sono tante pigne. Sulla mia pagina Facebook io ho lasciato un posto dove ho pubblicato lo schema da cui ho preso spunto, ma che ho modificato. Manca un giro rispetto a quello schema, ho tolto delle catenelle, quindi se seguite lo schema non vi verrà come la mia, almeno vi verrà un po' diversa la lavorazione, altrimenti se seguite il mio video lo vedrete esattamente come l'ho fatta io. La lavorazione comunque è semplicissima, sono 8 giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza. Una volta finito il rettangolo, e come vedete a me arriva al gomito, e per essere comunque un coprispalle estivo per me va benissimo così, sono andata poi a cucire i lati per poter creare le maniche. Io ho cucito per 3 motivi, sì, da entrambi i lati. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, è molto semplice, molto veloce da fare, e se la realizzate mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con i Filati o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram come essa faccio o su Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola coprispalle io utilizzerò il filato della Mondia linea Jacqueline. Il colore che ho scelto io è il 595, che è questo colore verde sfumato con degli spruzzi di arancione e diciamo anche bianco. Allora lavorerò su un piccolo campione nel quale io ho montato 45 catenelle, mentre nella mia stola originale io di catenelle ne ho montate 90. Se dovete fare la stola più grande dovete tenere presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 15, quindi andate aumentare di 15-30 se la volete più larga, e lavorerò con l'uncinetto del 3,5. Realizzate quindi le nostre catenelle, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due. Prendo il filo, salto la prima delle nostre 45 catenelle, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, una, due. Prendo il filo, vado, salto 2 catenelle, entro nella maglia alta, nella terza catenella e faccio una maglia alta. No, non mi sono sbagliata. Qui sono 3 catenelle, qui sono 2 catenelle. Mi immagino già che alcune di voi potrà dire se è sbagliato, doveva farne 3. No, no, qui se ne fanno 3, qui se ne fanno 2. Di nuovo 2 catenelle, una, due, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, salto 2 catenelle di base e adesso inizia quello che va sempre ripetuto. Quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo la prima delle mie 4 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una. Vado nella maglia alta successiva 2. Scusate, vado nella catenella successiva 2. Vado nella catenella successiva 3.
Vado nella catenella successiva a 4. Mi avvicino con la telecamera perché forse sono un po' distante. Eccomi. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella successiva catenella, seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva, terza maglia alta. Vado nella catenella successiva, quarta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, stiamo per terminare il giro, saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e realizziamo una maglia alta. Andiamo nell'ultima catenella e andiamo a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Allora, quindi quello che va sempre ripetuto sono 4 maglie alte, 3 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle. Ricordatevi sempre che quando state in prossimità delle 4 maglie alte dovete fare 3 catenelle. Quando siete in prossimità della maglia alta dovete fare 2 catenelle. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto l'archetto di 3 catenelle, entro direttamente nell'archetto di 2 catenelle, quindi qui, e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Prendo il filo, vado tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado tra la seconda e la terza maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo una maglia alta. Quindi sono passata da realizzare 4 maglie alte a 3 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto di nuovo l'archetto di 3 catenelle, entro direttamente in quello di 2 e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nell'archetto successivo, vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo un'altra maglia alta. Vado dalla terza alla quarta maglia alta e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto di 2 catenelle, saltando quello da 3 e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle,
1, 2, 3 e 4, devo terminare il giro andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta e una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Terzo giro, realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle, quindi salto quello da 4 e vado a realizzare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi una, scusate, devo tirarmi un po' di filo, eccomi, 2, 3, 4, 5, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo e di nuovo vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro, le 5 maglie alte nell'archetto, 5 catenelle, maglia alta, 5 catenelle, e andremo a terminare il giro facendo 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, entro nella maglia alta e realizzo una maglia alta, entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Quarto giro, realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia alta sopra la maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4,
5. Termino il quarto giro andando a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Quinto giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia alta tra la prima e la seconda maglia alta, una maglia alta tra la terza, tra la seconda e la terza maglia alta, una maglia alta tra la terza e la quarta maglia alta, una maglia alta tra la quarta e la quinta maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza del gruppo di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la terza del gruppo di 5 catenelle, entro dentro e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo una maglia alta tra la prima e la seconda maglia alta, una maglia alta tra la seconda e la terza maglia alta, una maglia alta tra la terza e la quarta maglia alta, una maglia alta tra la quinta e tra la quarta e la quinta maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza del gruppo di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza delle 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta, vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo una maglia alta, vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo una maglia alta, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Quindi questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il quinto giro. Terminiamo facendo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra nella terza catenella. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Sesto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta, vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo una maglia alta, vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo una maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto l'archetto di 3, vado nell'archetto di 2 e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto successivo e di nuovo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta, vado tra la seconda e la terza e realizzo una maglia alta, vado tra la terza e la quarta e realizzo una maglia alta,
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto di 2 catenelle, quindi salto quella da 3 e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo una maglia alta. Allora, questo è quello che devo ripetere per tutto il giro. Termino il sesto giro facendo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra nella terza catenella. Ho terminato così anche il mio sesto giro. Settimo giro, realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta del gruppo di 3. E di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Salto il gru l'archetto di 4, entro direttamente nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 5 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro, cinque. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho le tre maglie alte e realizzo, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. E di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado dove ho la seconda delle mie tre maglie alte e realizzo una maglia alta. Quindi questo è quello che devo ripetere per tutto il mio settimo giro, quindi 5 maglie alte, 5 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle. Termino il giro andando a fare 5 catenelle, 4 e 5, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il mio settimo giro e adesso vado a fare l'ottavo, che è il nostro ultimo giro, e poi si ricomincia da capo. Termino l'ottavo giro andando a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Una maglia alta sopra la maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado sopra la terza e realizzo una maglia alta. Vado sopra la quarta e realizzo una maglia alta. Vado sopra la quinta e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Una maglia alta sopra la maglia alta. E di nuovo 5 catenelle,
1, 2, 3, 4, 5, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia alta sopra la maglia alta, quindi questo è quello che ripeto per tutto il mio ottavo giro, 5 maglie alte, 5 catenelle, maglie alte, 5 catenelle, termino andando a fare 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella. Bene, questi sono i nostri 8 giri che dovremo andare a ripetere per tutta la lunghezza della nostra stola. Io vi dirò alla fine quanto mi è venuta lunga, vi avevo detto che la farò che mi arrivi al gomito, ora se il gomito mi dovesse avanzare a quel punto la faccio più lunga, però diciamo che la lunghezza è quella, ma comunque vi dirò sia quanto mi è venuta larga sia quanto mi è venuta lunga. L'unica cosa, vi faccio vedere soltanto un attimo come andare a fare di nuovo il primo giro, giusto perché voglio che capiate bene come funziona, e andiamo a fare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella del gruppo di 5 e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la maglia alta e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, andiamo dove abbiamo la terza del gruppo di 5 catenelle e realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e andiamo a fare le nostre 4 maglie alte, quindi una tra la prima e la seconda, 2 tra la seconda e la terza, 3 tra la terza e la quarta, 4 tra la quarta e la quinta, 3 catenelle, e quindi abbiamo ricominciato a fare il nostro primo giro. Quindi ripetiamo, gli 8 sono i giri che andremo sempre a ripetere. Io vi ricordo che ho montato 90 catenelle, lavoro con il 3,5 e vi farò sapere alla fine quanto mi è venuta lunga. Ho terminato la lavorazione della stola, che adesso trasformerò in un coprispalle. Io ho lavorato, mi è venuta larga 45 cm, lunga 100 cm, quindi larga 45, lunga 100. Adesso per poter fare il coprispalle io ho il rettangolo così disteso, vado a sovrapporre la parte in alto con la parte bassa, in basso, e andrò a cucire. Non so ancora quanto cucirò, io penso almeno, mettiamola così, 3 motivi. Quindi vedete 1, 2, 3 in questa maniera, e farò la stessa cosa anche dall'altro lato. Non credo che farò alcun tipo di bordino, perché come vedete qui le maglie alte formano già un bordino, e qui sinceramente mi piace il fatto come è venuta, quindi non credo neanche che andrò a fare qui un giro di maglie basse, lascerò la lavorazione così come è venuta. Però vi ripeto che vado a cucire per 3 motivi, sia da questa parte che da quella dall'altra parte.